Venerdì ad Arezzo, nella Sala dei Grandi, si è aperto il quinto congresso della Fiscat CISL, un congresso molto importante per la categoria dei lavoratori del settore turistico e commercio. Si parla del settore e delle sue difficoltà, questo è uno dei settori dove magari c'è anche più sviluppo ma c'è anche più crisi, più precarietà, più difficoltà, lavoratori che non riscuotono lo stipendio da mesi, ci si occupa dei servizi sociali, ci si occupa di aziende che hanno chiuso come Cadla. Quindi parliamo di un settore dove c'è da un lato anche situazioni di sviluppo, ma da un lato situazioni di grande precarietà. È la CISL in fase congressuale e di conseguenza anche la FISASCAT, quindi siamo al rinnovo delle cariche, che in questo caso sarà una riconferma. Si sta svolgendo sul territorio un importante lavoro come categoria. Noi abbiamo bisogno di tutelare i posti di lavoro, abbiamo bisogno di tutelare i posti di lavoro nel caso dei cambi di appalto, in tutti quei servizi che sono in appalto. Abbiamo bisogno di avere anche nel settore del commercio una regolamentazione per quel che riguarda tutto il contesto delle aperture ma anche degli insediamenti, e nel turismo di politiche che siano politiche veramente attive, perché il turismo è un pezzo di economia importantissimo che nel PIL nazionale produce l'11-12%, e anche questo territorio credo che abbia tutte le caratteristiche culturali, artistiche per essere maggiormente valorizzato e per far parte degli itinerari turistici.